Buone notizie per i gestori degli stabilimenti balneari della nostra regione, perché non è ancora ufficiale, ma probabilmente potrebbe esserci un'apertura della stagione con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto. Ah, speriamo, noi già ci siamo messi all'opera, abbiamo già chi livellato, chi pulito già la spiaggia, quindi mancano soltanto gli ultimi dettagli, sapere se quest'anno saranno ancora possibili montare le palme oppure se monteremo solo ombrelloni, ma per il resto penso che ci siamo. Ormai abbiamo, io ad esempio, ho già pulito anche la piscina, quindi mancano soltanto i dettagli. Distanziamento sociale, questo è il problema più grosso probabilmente che dovrete affrontare per questa stagione che sta per avere inizio. Cercheremo di evitare le file in tutti i modi, sia in maniera digitale ma anche con della cartellonistica che aiuti le persone a mantenere e a rispettare le regole. Sicuramente le distanze tra le varie attrezzature saranno più grandi, in modo da agevolare i passaggi e gli spostamenti, e si preferiranno sicuramente, che ne so, magari dal servizio all'ombrellone fino a servizi che impediscono alle persone di muoversi più di tanto. L'applicazione che abbiamo realizzata serve soprattutto per organizzare i gestori, sia i turni di sanificazione, ma anche per i clienti, per dargli un orario preciso in cui devono arrivare, in modo da evitare le file, in modo da ritirare i pasti anziché aspettare in fila per ore. È un modo di organizzare, di chiedere collaborazione alla cittadinanza. I punti interrogativi sono, diciamo, tipici dell'imprenditore. Poi sta il bravo imprenditore, il problem solving, cerca di adoperarsi e risolvere tutte le problematiche. Io penso di essere riuscito almeno ad organizzare il lavoro. Poi, come si dice, tutto dipende da tanti fattori, noi ci mettiamo del nostro, questo è il concetto.